7 farfalle esotiche che sono unici al mondo. Numero 7. Papilioma Shaun. Nei primi stadi è nero con macchie bianche, sulle ali posteriori è presente una striscia azzurra e due macchie ocellari rosse, da dove dipartono due corte code, che rendono inconfondibile la specie. Gli ocelli rossi sono utilizzati per distrarre i predatori, soprattutto uccelli insettivori. Il maschio e la femmina sono molto simili tra loro, si possono distinguere solo per le dimensioni maggiori nella femmina. Numero 6. Papilio Palinurus. Infine abbiamo la farfalla Papilio Palinurus, caratterizzata da ali nere con ampie sfumature di verde smeraldo dai toni metallici e brillanti. Queste farfalle si trovano prevalentemente in Birmania, Thailandia, nelle isole del Borneo e a Sumatra. Vive nel cuore delle foreste pluviali. Presenta sulle ali due larghe bande cangianti dai toni verde e blu a cui deve il nome comune. Numero 5. Idea Leuconoe. Le Idea Leuconoe sono grosse farfalle dall'apertura alare di 10,8 cm appartenenti alla famiglia delle ninfalidi, diffuse nel sud-est asiatico. Queste farfalle sono caratterizzate da un corpo molto esile e da grandi ali maculate bianche e nere, che durante il volo creano un effetto molto suggestivo. E con cui comunica ai predatori la presenza di liquidi corporali sgradevoli e velenosi. Numero 4. Papilio Ulysses. Tra le farfalle più belle al mondo non poteva mancare la Papilio Ulysses, la farfalla di Ulisse, che vive in Australia, Indonesia, Papua Nuova Guinea e nelle isole Salomone. L'apertura alare di queste magnifiche farfalle è di circa 14 cm, e quando non sono in volo, il blu del lato superiore delle ali è nascosto dal lato inferiore, che è di color marrone scuro. Numero 3. Parnassius Apollo. Il Parnassius Apollo è una specie frammentata, in numerose razze e sottospecie diffuse nelle regioni montane di Europa ed Asia occidentale. Parnassius Apollo è contraddistinta da una livrea bianca, e da ali punteggiate di piccole macchie nere nella zona anteriore e di due o più grandi macchie rosse, circolari e bordate di nero, mentre le estremità delle ali anteriori spesso sono trasparenti. Numero 2. Actias Luna. La falena luna ha in genere un'apertura alare di 8-11,5 cm, con ali posteriori lunghe e affusolate, con gli occhi su di esse per confondere i potenziali predatori. Come con tutti i Saturniidae, gli adulti non mangiano o hanno la bocca. Emergono da adulti unicamente per accoppiarsi. Sono più comunemente visti di notte. Si possono distinguere le falene maschi di luna dalle loro antenne più grandi e più larghe. Numero 1. Greta Otto. È un lepidottero appartenente alla famiglia Nymphalidae, diffuso in America centrale. La farfalla, detta glass winged, ali di vetro, in inglese. Ha ali trasparenti che la rendono difficile da seguire per gli uccelli predatori. Il motivo della trasparenza delle loro ali è dovuto alla mancanza dei pigmenti colorati. Hanno potere riflettente. Da qui il suo soprannome spagnolo, Espejito, che in italiano significa piccolo specchio.